due anni per fornire occasioni di incontro e di crescita individuale per i giovani. Il progetto Spazio Civico al Pago si propone di fornire strumenti nuovi anche ai ragazzi che subiscono ancora le difficoltà provate durante il periodo della pandemia. Sport e attività con finalità sociali anche per chi non può permettercelo. Ci sono quasi tutte le associazioni della Conca Alpagota nel progetto Spazio Civico al Pago, candidato al bando Play District promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e da Sport e Salute, è risultato uno dei due progetti vincitori nella Regione Veneto. Due anni di durata, 100.000 euro di investimento e il calcio al pago come capofila in questo progetto che guarda anche al mondo della disabilità grazie alla collaborazione con Assi Sport. È un progetto importantissimo che diciamo ha avuto questo bel risultato perché è riuscito a mettere insieme in realtà delle cose che nel Pago già ci sono, quindi una grandissima ricchezza di società sportive che fanno sport di tutti i tipi, invernali, estivi, sport di squadra, sport individuali, e gli enti pubblici e anche le parrocchie e la consulta giovani dell'Alpago. Quindi è un risultato veramente del territorio perché non ha fatto altro che raccogliere quello che c'è e inserirlo in un progetto. Hanno risposto quasi tutte le società, diciamo che i tempi di progettazione sono stati molto stretti, per cui qualcuno non è riuscito a entrare più che altro per una questione di tempi, ma la risposta è stata veramente ampia e speriamo che i risultati siano buoni per tutti, con grande soddisfazione di tutti. Infatti la cosa bella di questo progetto è proprio cercare di unire attività sociali ed extra sportive proprio per ampliare quelli che sono i risultati già portati avanti dallo sport. In particolare appunto ci sono le attività sportive che si aprono ad un'utenza magari non già tesserata, quindi a nuove persone che vogliono avvicinarsi, e le attività di tipo più sociale che riguarderanno dei laboratori artistici e creativi anche in senso ambientale e anche delle attività con psicologi per andare a riattivare un po' anche la quella dimensione dei giovani che è stata un po' messa in crisi dalla pandemia e che sembra riattivarsi, ma in realtà ci sono ancora tanti casi di persone che stanno soffrendo le conseguenze di questa pandemia, con l'isolamento, per dire, per cui veramente questo insieme di attività ha un obiettivo non solo sportivo ma anche sociale. Che cosa si farà durante lo svolgimento di questo progetto? Beh, ci sono tutta una serie di allenamenti aperti che vengono proposti dalle varie società sportive e rivolte a persone che vogliono conoscere gli sport e magari sono anche in difficoltà economica nell'affrontare le spese. Poi ci sono tutta una serie di attività definite extra sportive e quindi vengono proposte degli incontri formativi e informativi rivolte ai giovani e ai genitori rispetto, per esempio, degli incontri con lo psicologo, incontri con il nutrizionista, incontri con vari anche dirigenti sportivi per affrontare tutta una serie di tematiche rivolti ai ragazzi della fascia di età tra i 14 e i 34 anni. Ci sono poi tutta una serie di attività di gruppo, comunque laboratori, come ad esempio verrà realizzato durante il periodo estivo un murales che andrà ad abbellire gli impianti sportivi qui di Puos e verrà realizzato con la collaborazione di un artista, verrà realizzato appunto coinvolgendo un gruppo di ragazzi che vorrà dedicarsi a questa attività. È un modo per farli stare insieme, per farli incontrare e cercare di realizzare delle attività nel territorio. Ci saranno poi dei laboratori di clean up, quindi verranno fatte organizzate delle raccolte di materiale e con questo materiale riciclato ci saranno dei laboratori per utilizzare questo materiale e creare degli oggetti per abbellire, il tutto guidato comunque sempre da professionisti che si occupano di questo. Chi è interessato, come può accedere a questo tipo di attività?
Allora, sicuramente verrà promosso questo progetto coinvolgendo le associazioni sportive, perché questo è importante, far capire che i ragazzi non fanno solo lo sport, ma dallo sport poi si arriva a dei momenti di incontro. Oggi insomma, partiranno anche le pagine sia Facebook che Instagram, da cui appunto ci saranno tutti i riferimenti per partecipare a queste attività, e anche man mano verranno caricate tutti gli appuntamenti che ci saranno, quindi i ragazzi che sono interessati, anche i genitori, ci possono seguire e trovare gli appuntamenti che possono poi interessare. La durata del progetto è abbastanza lunga perché sono 2 anni, quindi immagino si tenti anche di impostare così una traiettoria anche duratura che vada anche oltre questo progetto. Certo, noi abbiamo corso per poter arrivare a presentare questo progetto. Abbiamo cercato di creare una rete, perché il problema era che alla fine nel nostro territorio poteva essere solo la società Calcio al Pago che aveva le caratteristiche per presentare il progetto. L'idea però delle amministrazioni, ma anche appunto dei servizi che io rappresento, era quello di non escludere nessuno, nel senso che le società, magari le altre sono più piccole, non hanno i requisiti, però comunque fanno attività sul territorio e fanno attività con i ragazzi, e quindi questo era importante. Quindi questo è un momento, iniziamo un percorso coinvolgendo le società, e la volontà è di portarlo ben oltre la scadenza del contributo. Qui dovremmo imparare a lavorare insieme per portare avanti questa cosa. Calcio al Pago è capofila di questo progetto, diciamo anche complesso sotto il punto di vista organizzativo e della proposta data poi agli utenti finali. Ci può essere anche poi in realtà, oltre a un aiuto sociale, anche un aiuto per il movimento sportivo? Sì, mi auguro che questo porti anche un aiuto per il movimento sportivo, andare a contattare giovani che magari non hanno mai fatto calcio, ma questo vale un po' per tutti gli sport. Nel progetto c'è anche una giornata dello sport dove tutti faranno tutti gli sport, e quindi questo scambio di sport porterà, mi auguro, una crescita un po' per tutte le società. I ragazzi provano tutti gli sport e poi, mi auguro, andranno a fare anche altri sport, quindi mi auguro che questo comporti anche una crescita nel numero di ragazzi che fanno sport. È coinvolto anche il movimento paralimpico? Sì. E su questo ci teniamo molto, vogliamo proprio far fare questa esperienza anche ai nostri ragazzi, ai ragazzi normodotati, fargli provare lo sport in carrozzina. Credo sia un'esperienza unica e un'esperienza che li farà crescere sicuramente. L'altopiano del Cansiglio è stato teatro negli scorsi giorni di una delle tappe del progetto Come si guida nell'Antropocene, realizzato dall'Istituto Comprensivo numero 1 di Belluno. Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del bando Io sono Ambiente 2023, si proponeva di accrescere le conoscenze dei ragazzi relative al territorio che li circonda, con le sue ricchezze e le sue potenzialità, ma anche delle sue fragilità e delle ripercussioni della presenza umana su di esso, imparando ad osservare e capire i fenomeni presenti in una realtà dalle molte sfaccettature. 33 classi delle scuole primarie di Bolzano Bellunese, Chiesurazza, Giamosa e Mussoi e della secondaria Sebastiano Ricci sono state coinvolte in 17 viaggi organizzati con escursioni, laboratori ed attività di vario genere, fra cui appunto quella del Cansiglio. Cerchiamo di saperne di più direttamente dagli autori del progetto, gli insegnanti Maria Teresa Cassol e Mattia Cesa. Questo progetto è stato composto, predisposto in seguito a un bando del Ministero dell'Istruzione e dell'Ambiente che si intitolava Io sono Ambiente, quindi avevamo un largo margine, diciamo. Abbiamo voluto chiamarlo così per aiutare i ragazzi a rendersi conto dei cambiamenti climatici e non solo, che l'impatto dell'uomo ha avuto sulla natura, e quindi questa nuova epoca geologica che si chiama Antropocene, segnata appunto dalla presenza dell'uomo. Abbiamo pensato di
di farlo questo progetto, facendo toccare ai ragazzi con mano gli ambienti naturali spettacolari che abbiamo intorno e sui quali però si vedono il segno della presenza dell'uomo nel bene, ma purtroppo anche nel male. E quindi abbiamo organizzato una serie principalmente di uscite sul territorio che sono state rivolte a 33 classi del nostro istituto, dalle elementari fino alla scuola secondaria, la scuola media insomma. Ecco. Tra le varie uscite anche un'uscita nel territorio al Pagotto, e lì su cosa vi siete concentrati in particolare? E lì ci siamo concentrati sulle storie di equilibri e disequilibri che il Cansiglio ci può presentare, e è una sorta di palestra per i ragazzi in questo corso di guida nell'antropocene, perché le guide specializzate sono riuscite a far comprendere loro la differenza fra un ambiente naturale e un ambiente coltivato. Quindi il Cansiglio ha una lunghissima storia di gestione che risale alla Repubblica di Venezia, nella quale si è sfruttato il legname e il suolo in modo ragionato. Quindi ci sono parti del Cansiglio naturali e parti del Cansiglio antropizzate. Poi a questa antropizzazione si sono sommati diversi squilibri, ultimo fra questi quello dovuto ai cambiamenti climatici, che si è concretizzato con la tempesta Vaia, e quindi i ragazzi insomma hanno avuto modo di vedere una sorta di stratificazione, no? dei cambiamenti dei paesaggi e della composizione floristica e zoologica, e hanno cominciato a ragionare su questo. Cioè, il paesaggio non è tutto uguale, quello che vediamo può essere anche il risultato di una convivenza lunga con le attività umane. Quando questa si realizza in tempi molto ristretti, ecco che si generano dei nuovi equilibri così repentini da mettere in discussione la stessa sopravvivenza, lo stesso lavoro dell'uomo in quei posti. Il progetto è stato realizzato anche grazie ad un partner d'eccezione. Sì, esatto, era una condizione, diciamo, sine qua non avere la partenariato con un parco. Ovviamente noi lo abbiamo fatto con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, abbiamo avuto una pronta e disponibile risposta. Ecco, volevo aggiungere che aver vinto, diciamo, questo bando ha permesso che queste attività siano state completamente gratuite per le famiglie, che è quello che a volte un po' ci frena, soprattutto per le classi che hanno fatto la due giorni, in cui c'è quindi il costo del pernottamento, comincia a diventare un po' alto per le famiglie e ci facciamo sempre scrupolo a proporlo. In questo caso abbiamo potuto davvero scegliere liberamente le attività che ritenevamo più opportune. In particolare in Cansiglio una cosa molto particolare li ha colpiti profondamente. Allora, noi abbiamo avuto cura di mettere in questa ricetta un ingrediente che ci ha consigliato un grande esperto di comunicazione e divulgazione scientifica, che è il fondatore di Tecnoscienza e che è il dottor Lorenzo Monaco, il quale si è raccomandato che in queste attività si seguisse un approccio mani, mente e cuore. Ecco, l'aspetto cuore, cioè l'aspetto emotivo, è la leva sulla quale noi possiamo agire per aprire dei canali di ascolto e di osservazione nei ragazzi. E in Cansiglio il piatto forte nella prima metà di ottobre è quello dell'ascolto dei bramiti. Quindi forse il momento più emozionante è stato quello nel quale abbiamo condotto i ragazzi all'imbrunire al di fuori della struttura di Hangar Cansiglio, dove le guide ci hanno raccontato la biologia del cervo, i suoi comportamenti, e a postarsi in silenzio per osservare i maschi che cominciavano ad uscire dalla foresta, le femmine e i piccoli che si preparavano nella radura, e ascoltare i loro bramiti. Quindi questo sia proprio il momento più suggestivo e che forse ricorderanno di più, e che noi sfrutteremo per declinare in attività didattiche anche gli obiettivi del progetto.